apre a Firenze il Museo del Novecento in collaborazione col Gioco del Lotto. Morgan racconta ai nostri microfoni come prepara l'ultima edizione di X Factor. Al cinema arriva nelle sale Jersey Boys, il nuovo film di Clint Eastwood. L'autore della settimana è Mariano Tomatis, che ha scritto L'arte di stupire. Ben ritrovati ad una nuova puntata del Musa TV. In occasione della festa del patrono di San Giovanni Battista, apre in Piazza Santa Maria Novella a Firenze il Museo del Novecento con la collaborazione del Gioco del Lotto. Noi siamo andati a vedere per voi. Firenze inaugura il suo Museo Novecento dedicato all'arte italiana del XX secolo. Suddiviso in 15 ambienti espositivi, il nuovo museo, ospitato dall'antico ospedale delle Leopoldine in piazza Santa Maria Novella, ospita una collezione di circa 300 opere, organizzate a ritroso in un percorso che dal 1990 risale fino ai primi anni del cosiddetto secolo breve. Da De Chirico a Morandi, da Vedova a Guttuso, fino alla sezione fiorentina alla Biennale di Venezia. È un luogo di grande storia perché, pensate, questo complesso è nato come ospedale per accogliere gli indigenti e poi si è trasformato grazie a Leopoldo, per questo è ancora ricordato come scuola ex Leopoldina, si è trasformato appunto in una scuola. Oggi è come se recuperassimo quella tradizione educativa e lo facciamo con un progetto ambizioso. Partner il Gioco del Lotto, che apre gratuitamente il museo offrendo visite guidate, laboratori per famiglie, io gioco con l'arte e intrattenimenti musicali. Il Gioco del Lotto è da sempre molto attento alle iniziative socioculturali e artistiche promosse da istituzioni pubbliche e private. Il Museo del Novecento in questo caso è anche l'occasione per aprire un tour che il Gioco del Lotto intende realizzare nelle principali città italiane, le città delle ruote. In giro per la città tante iniziative, tanti numeri da scoprire, il patrimonio artistico della città restaurato grazie al Gioco del Lotto, con anche l'apertura finale di Forte Belvedere, è gratuita anche questa per tutti, e l'inaugurazione della Mostra del Pennone. Altre tappe saranno Torino a fine luglio e poi a seguire Milano e le altre città, dove l'obiettivo è proprio quello di restituire la città ai cittadini in maniera interattiva, divertente e soprattutto valorizzare e rendere accessibile a tutti il patrimonio artistico. Un progetto di risanamento della Domus Aurea potrebbe salvare in 4 anni, con una spesa di 31 milioni di euro, la villa urbana fatta costruire da Nerone nel 64 d.C., ma servono i finanziamenti. Vediamo il servizio. 4 anni di lavori e 31 milioni di euro, con una spesa annuale compresa tra i 7 e gli 8 milioni di euro. Questi costi e i tempi per salvare la Domus Aurea, la villa urbana fatta costruire da Nerone dopo l'incendio di Roma del 64 d.C. Costi e tempi previsti nel progetto di un risanamento dell'area superiore che comprende parte del parco di Colle Oppio. Un progetto pronto ma che ora ha bisogno dei finanziamenti presentato dal soprintendente per i beni archeologici di Roma e Ostia Antica Maria Rosaria Barbera e dal ministro dei beni culturali e del turismo Dario Franceschini. Ma siamo in uno dei luoghi più fantastici del mondo, con un cantiere incredibile, l'attenzione di tutti gli studiosi e di tutti coloro che amano l'archeologia e l'arte. C'è la possibilità per qualche grande impresa italiana di legare il proprio nome a un restauro che avrà gli occhi puntati di tutto il mondo. Ci sia qualche impresa italiana, adesso si faccia avanti. Anzi, io mi aspetterei che ci fosse una corsa per legare il proprio nome al recupero di questa meraviglia. Il progetto prevede l'integrale rimozione dell'attuale area verde che sovrasta il monumento, con lo scavo archeologico e l'esposizione della superficie antica della Domus e con l'attività di consolidamento. Sarà anche approntato un sistema integrato di protezione che connetterà la Domus Aurea al nuovo giardino. Il problema vero è che la sovrintendenza, che pure è autonoma, non può garantire, come viene richiesto da un cronoprogramma che si limita a soli 4 anni, sono 4 anni veri, con la sovrintendenza non si può consentire una spesa di 8 milioni l'anno sulla Domus Aurea. L'area interessata al progetto, dove ora sorgono alberi ad alto fusto che costituiscono parte dell'attuale parco del Colle Oppio, sarà trasformato in un giardino che richiamerà, nei tracciati e nelle forme, il disegno geometrico dei giardini antichi.
Questa è veramente la sua ultima edizione, lo assicura Morgan raccontando ai nostri microfoni l'edizione imminente di X Factor in occasione della tappa romana delle selezioni alla Pala Lottomatica. È l'ultima prima dell'avvio del programma, sentiamolo. Ultima tappa a Roma per le selezioni di X Factor 2014, prima del bootcamp che si svolgerà a Milano, al Forum di Assago, per la prima volta con il pubblico e con nuovi meccanismi di selezione. Il talent di Sky, in onda da settembre, ha tirato nei vari momenti del casting circa 26.000 aspiranti, tantissimi anche quelli in gara nell'ultima tappa romana. Ah, siete un gruppo, siete in quattro? Sì. Da dove venite? Benevento. Tutti da Benevento? Sì. Ma già fate gruppo da prima allora? Sì, no, da un po'. Sì. E che nome avete? Gigaro. L'obiettivo è salire sul palco di X Factor, presentarsi di fronte ai giudici che quest'anno sono i veterani Mika e Morgan e gli esordienti Victoria Cabello e Fedez. E proprio Morgan, nel raccontare come stanno andando le selezioni, annuncia che questo sarà il suo ultimo anno in giuria. Io mi auguro che riuscirò, ma non a mantenere io, che riusciranno a fare a meno di me, perché io dico quest'anno è l'ultimo X Factor, lo dico prima, proprio perché è un programma il mio, è un programma, cioè sono anni che dico che non voglio più fare X Factor, però alla fine lo faccio, avrò le mie ragioni, avranno loro le loro ragioni per essere, come dire, indispensabilmente connessi a me, ma questo meccanismo che sembra un incastro perfetto si può fermare. Io voglio lasciare un'eredità positiva, voglio che quest'anno sia emblematica, cioè quest'anno io voglio che si sintetizzi tutto il lavoro che io ho fatto negli anni, nei 7 anni passati. Pippo Baudo ed Enrico Montesano apriranno la nuova stagione del Teatro Sistina. Ecco ai nostri microfoni cosa pensano del nuovo corso del celebre teatro romano. Dove sta andando il Sistina? Come lo vedi? Ma secondo me bisogna dare un elogio a Massimo Piper, il quale l'ha preso, l'ha rilanciato, l'ha riaperto. Il teatro viveva un momento di, non dico di abbandono, ma comunque di malinconia, ecco. E invece ha fatto nuove compagnie, nuove formazioni, grandi personaggi, personaggi anziani, insomma li ha rimessi insieme, giovani e vecchi. Mi associo perché ero stato sfrattato dal Sistina per qualche anno, no? Che mi sembrava un po' un'assurdità, ma io devo dare a Massimo Romeo Piparo atto di questa sensibilità e poi di questo grande amore per la commedia musicale, quindi penso che oggi ci sia una ripartenza, diciamo, di questo Teatro Sistina. Infatti si vede anche d'estate, adesso con Gesù Sky Superstar ancora la gente viene, insomma il Sistina si è riaperto. Ecco, diciamo che si è riaperto. E la nuova stagione si riapre con voi, alla grande. Noi siamo i portieri che apriamo per la prima volta i portoni. Pensa, hanno fatto una copia, due chiavi, una ce l'ha lui e una ce l'ho io. Come in banca, se non siamo insieme non si apre. E passiamo al cinema. Arriva nelle sale Jersey Boys, il nuovo film diretto da Clint Eastwood. Diretto da Clint Eastwood e interpretato tra gli altri da Christopher Walken, esce nelle sale italiane Jersey Boys. La pellicola narra la storia vera di 4 giovanotti che provengono dalla parte sbagliata del New Jersey, che si uniranno per formare il gruppo rock icona degli anni 60, The Four Seasons. Le avevo sentite tutte, ma mai una voce come quella di Frankie Valli. Voglio assolutamente scrivere per questa voce. Frankie e Tommy sono amici fraterni, si arrangiano con qualche lavoretto illegale per il boss Jeep De Carlo, ma Frankie è dotato di una voce straordinaria, tale da convincere persino il boss sul suo talento unico. Nel giro di breve tempo, insieme a Bob e Nick, i due formeranno i Four Seasons, destinati a sbancare nel mondo del pop anni 60. La storia dei processi e dei trionfi è accompagnata da canzoni che hanno influenzato una generazione, tra le quali Sherry, Big Girls Don't Cry, Work Like a Man e Down. Ti chiedono qual è stata la svolta. Noi, 4 ragazzi sotto un lampione, la prima volta che abbiamo creato quel sound, il nostro sound. Ecco la svolta. Signore e signori, Four Seasons! Ed ora vediamo il box office dello scorso fine settimana. In testa troviamo sempre Maleficent, la strega Angelina Jolie, che incassa 483.575 euro.
Medaglia d'argento e di bronzo assegnate a due new entry. Al secondo posto troviamo infatti la commedia Tutte contro di lui, con un incasso di 369.711 euro. Mentre terzo è Jersey Boys, musical firmato Clint Eastwood, che riesce a portare a casa 189.670 euro nel primo weekend d'uscita. Il nostro autore della settimana è Mariano Tomatis, che insieme a Ferdinando Buscema ha scritto L'arte di stupire. Sentiamolo. Questo è un libro scritto da due illusionisti che hanno deciso di abbattere le pareti dei teatri e di far irrompere la magia nel quotidiano, suggerendo dei metodi pratici, semplicissimi, alla portata di tutti per creare magia, stupore, sorpresa nella vita quotidiana. Chiunque ha fatto l'esperienza di organizzare una festa sorpresa per un amico, tutto quello che c'è dietro le quinte all'organizzazione di una cosa del genere è il trucco, che rimane nascosto, e il momento in cui si accende la luce e compaiono tutti gli invitati è il momento di stupore regalato alla vittima, che vittima non è l'oggetto di questa meraviglia. Questo è un esempio, è uno dei tanti esempi di magia a cui noi facciamo riferimento, e il nostro è un intero manifesto di questa arte che chiamiamo Magic Experience Design, progettazione di esperienze magiche. Noi riteniamo che il fatto di iniettare nel mondo delle dosi di meraviglia e di stupore sia un bene in sé, che lo stupore possa essere anche una terapia contro il grigiore della vita quotidiana, la noia, l'apatia, addirittura che con lo stupore si possano scuotere le coscienze, posto che viviamo in un mondo mediamente egoista e autocentrato, il semplice fatto di immettere nel mondo dei piccoli gesti di gentilezza gratuita creano stupore a degli sconosciuti. Faccio degli esempi pratici: la bellissima tradizione del caffè sospeso, in cui io prendo e bevo un caffè ma ne pago due e ne lascio uno pagato al prossimo che entrerà nel bar, sparendo e senza sapere a chi sarà andato questo regalo. Quello che arriverà si troverà un caffè pagato e si chiederà quale benevola entità ha pensato lui quella mattina. O così si può fare con un libro: prendete il vostro libro preferito, ne comprate una copia in più, magari in bancarella, lo pagate poco, scrivete una dedica, lo abbandonate nella sala d'attesa di un dentista e avete regalato qualcosa a qualcuno che si chiederà tutta la vita da dove è arrivato questo regalo inaspettato. E come ogni settimana restiamo in tema di libri per dare uno sguardo a qualche novità. Ad uno dei più famosi cold case italiani, la scomparsa di Emanuela Orlandi nel giugno dell'83, è dedicato il nuovo libro di Fabrizio Peronaci, Il Ganglio, che presenta nuove rivelazioni grazie alla pubblicazione del memoriale di Marco Fassoni Accetti. Come si formano le onde? Perché nelle conchiglie si sente il mare? Perché ci abbronziamo? Un libro per conoscere il mondo che circonda la nostra sdraio, o semplicemente per stupire gli amici in vacanza. Andrea Gentile getta uno sguardo scientifico e divertente sulla vita da spiaggia in La scienza sotto l'ombrellone. Sappiamo e abbiamo riconosciuto che la Terra non è al centro dell'universo, ma ci ostiniamo a considerare noi stessi al centro di ogni forma di vita sulla Terra. Ne parla Roberto Marchesini in Contro i diritti degli animali. Ed ora vediamo i principali appuntamenti con la musica. Anastasia annuncia le date del suo tour autunnale italiano. L'artista sarà il 27 di ottobre a Milano alla Fabrique, il 29 ottobre a Roma all'Auditorium Parco della Musica, il 30 ottobre a Firenze alla Obi Hall e il 1 novembre a Padova al Gran Teatro Geox. Dopo aver attraversato l'Italia collezionando un sold out dopo l'altro con il Piano Solo Tour 2014, Giovanni Allevi è pronto per un'estate di musica. Il pianista e compositore sarà il 16 luglio a Grado alla Diga Nazario Sauro e il 22 luglio a Fiesole al Teatro Romano. E adesso vediamo alcuni dei principali appuntamenti culturali della settimana. In occasione del 450° anniversario della morte di Michelangelo, Casa Buonarroti a Firenze gli renderà omaggio con la mostra Michelangelo e il Novecento. Fino al 20 di ottobre l'esposizione raccoglie, oltre ai disegni del genio fiorentino, opere dagli inizi dello scorso secolo agli anni 70. Scrittori, artisti, alpinisti, imprenditori di genio, giornalisti, pionieri e innovatori sono i protagonisti del Festival delle Nuove Vie, in programma a Courmayeur dal 21 al 23 agosto prossimi. Tra essi anche Oscar Farinetti e Stefano Benni. E questa era la nostra ultima notizia, l'appuntamento come sempre per la prossima settimana. Vi ricordo che se volete rivedere i nostri servizi potete farlo andando sul sito adnchronos.com e cliccando alla sezione Multimedia Musa TV. Grazie per essere stati con noi, arrivederci.